approfitto della tua compagnia anche per un'altra parentesi che noi proponiamo a Sapori in Festa, quella legata agli eventi gastronomici del territorio. Ripeto, siamo nei Monti Vicentini, in questo momento siamo a San Mango, Piemonte, e ci sono delle sagre, delle feste che io volevo raccomandare a chi ci ascolta da casa. Magari se possibile intervenite perché sono davvero interessanti. Partirei dalla festa della pizza, antichi forni in piazza. Tu ci hai anche partecipato tempo fa e mi dicevi che hai addirittura vinto. Hanno dato un premio a mio figlio come pizzaiolo più giovane della manifestazione. Aveva appena 14 anni, è riuscito a portare a casa una coppa inaspettata. E si svolge in genere tra luglio e agosto, appunto qui a Filetta, che è a due passi poi da San Marco. Sì. E per finire volevo segnalare anche un altro evento locale che mi ha colpito molto, i famosi Falò dell'Immacolata. Come vediamo dalle immagini, è un evento molto particolare dove i giovani del territorio partecipano alla grande con queste danze, con questi prodotti tipici che vengono proposti e soprattutto con i falò. Quindi una cosa carina, se vi trovate da queste parti o in estate o in inverno, è piacevole partecipare a questi eventi locali. Io ringrazio Antonio e tutto il suo staff per la partecipazione e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana, stessa ora, stessa emittente. Vi invito a visitare il nostro sito internet dove trovate tutte le puntate di Sapore in Festa e perché no, magari anche a votare per questa puntata se l'avete gradita, così da permetterci di riproporla ancora prossimamente sulle nostre frequenze. Posso usare uno slogan di Totò? Sì? Vota Antonio, vota Antonio. Seccatissimo. Quindi un saluto, un abbraccio e alla prossima settimana con Sapore in Festa 5.